È necessario punire, ma la corruzione non è un fenomeno ormai culturale. Sì, nel mondo occidentale negli ultimi 20 anni c'è un forte decadimento etico, un forte decadimento di valori. E il problema della corruzione o decadimento dei valori è un problema che riguarda tutto il mondo occidentale, non solo l'Italia. Ma in Italia è più accentuato. A questo decadimento etico si aggiunge un altro dato, quello che nel corso degli ultimi decenni le multinazionali ci hanno influenzato, costruito, allenato, indotto a consumare e a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Ci hanno allenato all'acquisto facile, al consumo facile. E questa omologazione di usi, costumi, consumi ci ha portato, ci ha indotto, e il dibattito dell'etica, a non cambiare le nostre abitudini nel corso, ad esempio, degli ultimi 12 anni. Cioè, 12 anni fa c'è stata una crisi economica evidente in Italia. Ebbene, molti funzionari pubblici, molti uomini delle istituzioni non hanno cambiato abitudini di vita, hanno continuato a fare la settimana bianca anche se non la potevano fare, hanno continuato ad avere la macchina di grossa cilindrata, hanno continuato ad avere lo stesso tenore di vita. Questo li ha portati, li ha indotti ad accettare, a farsi corrompere o addirittura a chiedere, a indurre gli altri a dare soldi. Questo ha portato ad una mentalità che è diventato diffuso, è diffusa la corruzione, soprattutto nella pubblica amministrazione. Questo è un fatto, sì, purtroppo un fatto culturale che va cambiato, ma deve essere anche un fatto, un problema anche giudiziario, anche un problema, uno Stato, un governo si deve preoccupare di questo trend. E cosa deve fare? A parte il dato culturale, parlare, spiegare, fare delle trasmissioni televisive, fare dei convegni, fare andare nelle scuole, sensibilizzare, parlare di morale o di etica, però abbiamo sempre bisogno di una ricetta di breve periodo. Cioè abbiamo bisogno di una cura per la febbre da cavallo. Abbiamo bisogno, nel rispetto della Costituzione, di tali e tante di quelle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento penitenziario, fare tali e tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere, non conveniente farsi corrompere. Perché se io so, superati i freni inibitori, superate la vergogna, superato il rossore, se io so che al netto non starò in carcere più di 2 anni, io mi faccio corrompere, io chiedo la mazzetta. Se invece la posta in gioco è alta, perché io so che al netto starò in carcere 10-15 anni, perché non c'è nessuna giustificazione nella commissione di questo reato, cioè non c'è uno stato di necessità. Io non commetto un reato per fame, io commetto questo tipo di reato per ingordigia, perché se io già ho uno stipendio, anche se basso, questo stipendio mi consente una vita decorosa, dignitosa, punto. Tutto il resto è ingordigia. E allora non c'è alibi, non c'è giustificazione, non c'è pietà. Non ci deve essere pietà per un impiegato pubblico, per un funzionario, per un dirigente, corrompere o farsi corrompere. Non esiste pietà. Allora, se la posta in gioco sono 10 anni di carcere, sono questi 10 anni di carcere,
allora incomincia a non diversare conveniente farsi corrompere. Perché qua c'è gente che si fa corrompere per 5.000 euro, per 2.000 euro, per firmare un atto falso, per ottenere un'autorizzazione, una licenza che non si può ottenere, un'autorizzazione di costruire sull'argine del fiume, poi dopo 10 anni arriva la piena del fiume, e chi ha costruito la faccia tosta pure di dire che lo Stato li ha abbandonati. Ma come? Hai costruito il Stato... Ti sei fatta la villa a mare sulla spiaggia, al Devagno hanno falsificato anche la linea della Battigia per la distanza del mare, e ora mi viene a dire che siccome c'è l'erosione ti devo mettere gli scogli, ti devo fare i muri e ti devo fare le cose perché tu hai la terza casa a mare. Ma vogliamo essere seri? Ma perché c'è l'assuefazione a queste cose? Perché non ci ribelliamo? Perché non urliamo a queste cose? Ma voi li vedete certo, quando li vedete questa gente che urla, che piange, sono qui, ho abbandonato. Cioè, qui c'è il mare, qui c'è il torrente, e i pilastri sono in aderenza al muro da dove passa l'acqua. Cioè, ma là dovevano andare tutti in galera, chi ha fatto il piano regolatore, chi ha dato l'autorizzazione, chi ha costruito, ma tutti. E poi il proprietario mi viene a dire che lo Stato l'ha abbandonato. Ma perché? Ma chi ha detto che tu puoi costruire a 30 metri? A un metro, in aderenza al torrente, in aderenza al fiume. Allora un sistema serio, un sistema penale, processuale, detentivo diverso, non la tendenza come sta andando adesso, c'è un sistema dove di certezze, dove se tu commetti un reato sai qual è la pena. Perché poi una volta che si ha la sentenza, poi ci pensa il giudice di sorveglianza, ci pensa una legislazione del sistema detentivo a maglie larghissime, non a maglie larghe, a maglie larghissime, dove il potere discrezionale è amplissimo. Allora la gente non è portata, non è indotta a credere, perché crede sempre ad un sistema efficiente. Allora questo che insistiamo ormai da decenni, sempre nel rispetto della Costituzione, di cambiare le regole del gioco in modo tale che non diventi conveniente delinquere. Ma in questi casi parte della responsabilità non è anche di chi non denuncia. Ci sono situazioni che sono davanti agli occhi di tutti, però sì, ognuno si gira dall'altra parte. Sì, da parte di chi non denuncia, ma una colpa ce l'abbiamo anche noi uomini dell'istituzione. Non è che la magistratura o le forze dell'ordine sono esenti da queste responsabilità. Cioè non è che tutti facciamo bene il nostro lavoro. E guardate che il termometro, il sistema di misurazione è anche stabilire se qualcuno bussa alla tua porta per chiedere giustizia. Guardate che molte volte la gente non denuncia non perché è omertosa, perché non sa con chi parlare. Molte volte la gente non denuncia perché non si fida. Perché se vede un uomo delle forze dell'ordine con una macchina sproporzionata al suo tenore di vita, che naturalmente tutti hanno sposato la moglie ricca, tranne io. Quando si vede un ufficiale di polizia giudiziaria o un magistrato che ha un tenore di vita elevato rispetto al suo stipendio, la gente due domande se le fa. Quando attorno a una tavolata, ad una cena, si vede il magistrato, l'ufficiale di polizia giudiziaria, il faccendiere, il borderline, dice: ma io che vado a denunciare a quelli? Se quelli sono amici, non vedi che sono sempre assieme.
Cosa diversa è l'ufficiale di polizia giudiziaria può anche incontrare un delinquente. Quel delinquente può essere un informatore, però poi dopo 2 o 3 mesi devo vedere gli arresti, altrimenti non è un formatore, altrimenti è un sistema, è un intreccio di convenienza, di comparato. Quindi per noi uomini delle forze dell'ordine, per noi uomini dell'istituzione, della magistratura, è importante non solo essere onesti, ma anche apparire tali, essere credibili. Anche quando si va a mangiarsi una pizza in un posto, noi non sappiamo chi sono gli altri che sono al ristorante, loro sanno chi siamo noi. E ci pesano e ci valutano anche mentre come mangiamo. Quindi la credibilità degli uomini di istruzione, la serietà, passa anche dal comportamento quotidiano. Dal mio punto di vista non c'è vita privata e gli uomini dell'istituzione non hanno vita privata. Sono 24 ore su 24 poliziotti, carabinieri, finanzieri, magistrati. Perché una gran parte del successo del nostro lavoro passa attraverso la nostra credibilità. Perché se dietro la mia porta non viene nessuno a bussare, a denunciare, vuol dire che io sono nel posto sbagliato, vuol dire che io non sto facendo bene il mio lavoro. Quindi i comportamenti sono importanti, gli atteggiamenti sono importanti per indurre, malgrado le difficoltà, malgrado le farraginosità del nostro sistema, ma noi dobbiamo essere a posto con dalla nostra parte, essere credibili, essere seri. Quindi questo è importante perché la gente si possa avvicinare a noi. Che uno dice sì, dovete denunciare, dovete essere. Però io dico sì, denunciamo, però non è indifferente denunciare a Tizio, Caio e Sempronio. Io cerco, se devo fare una denuncia, vado da quello che mi sembra la persona più capace e più onesta. Quindi per questo è importante. Noi quando vado nelle scuole di polizia, carabinieri e finanza a fare delle lezioni, nella scuola interforze, insisto molto sui comportamenti, insisto molto sull'etica, perché la gente si deve fidare di noi, la gente deve avere fiducia, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Torniamo al libro. L'andrangheta guadagna anche sui migranti. Secondo lei come è stato gestito finora il problema e cosa bisognerebbe fare? Ma io sono stato critico, uno dei pochi ad essere critico sulla gestione dei migranti, perché ovviamente io sono, per me è naturale e normale dire quello che penso, ovviamente diciamo meglio tutto quello che dico, quello che posso dimostrare. Io sono stato critico perché la gestione, la visione degli immigrati è stata vista sempre con una cultura emergenziale, non con una cultura sistematica di programmazione. Quindi il problema dell'immigrazione, soprattutto dall'Africa, non è un problema, è un problema che dura ormai da più di 10 anni in modo consistente e durerà ancora altri decenni. Però si continua sempre a farlo con la struttura dell'emergenza, con tamponi, a seconda dei governi che sono succeduti, più o meno elastici o più o meno duri. E si è cercato, negli ultimi anni soprattutto, ci si è concentrati sul Mediterraneo. Cioè si è andati in Mediterraneo anche con queste navi, che si alimentano, che si sostengono con contributi volontari, più o meno volontari, non tutti, per portare questi immigrati in Italia, in Europa. Allora, si dice che ci sono delle organizzazioni criminali in Libia, ad esempio, che portano, che fanno arrivare su questi gommoni, su queste barche fatiscenti, questi migrati. Si dice che li fanno partire quando vedono che in base al punto nave dove si trovano questi,
queste navi di volontari. E allora nessuno discute di quanto costa questo pessimo servizio taxi. Io dico che bisogna andare a capire, perché io parto sempre dall'origine del problema. Il problema va visto all'origine, non a valle. E il problema a monte qual è? Andare in Centro Africa. Gli immigrati partono da 4 stati del Centro Africa. Io ho detto più volte, mandiamo l'AISE nel Centro Africa e cerchiamo di capire quali organizzazioni criminali organizzano l'attraversamento del deserto, che non c'è l'attraversamento del mare. C'è, prima dell'attraversamento del mare c'è un'altra avventura di questi poveri disgraziati, che è l'attraversamento del deserto, perché Frontex conta il numero dei morti a mare, ma nessuno conta i morti nel deserto. E allora cosa bisogna fare? Bisogna andare a capire quali sono le organizzazioni criminali che gestiscono l'attraversamento del deserto, capire perché i francesi, che sono all'ingresso del deserto, partendo dal Centro Africa, dal sud quindi, perché non fermano questi, qual è il motivo per cui i francesi non bloccano queste carovane di camion che vanno attraversare il deserto? Perché non fermano queste organizzazioni terroristiche, queste organizzazioni mafiose che consentono l'attraversamento del deserto? Nessuno ha fatto mai questa domanda, nessuno ha mai dato una risposta, quindi se nessuno si permette il lusso di fare questa domanda. E allora io dico, con un sesto della spesa, perché voi non avete idea quanti milioni di euro si spendono per gestire i centri di accoglienza, per gestire questa immigrazione, l'arrivo di questi immigrati. Voi pensate che il costo della vita è di meno di un quarto rispetto all'Italia, in questi paesi del Centro Africa. Quindi cosa vuol dire? Che noi potremmo mandare le nostre imprese a lavorare in Centro Africa e costruire lì aziende agricole, ospedali, scuole, università, per far avere a questi abitanti, a questi africani, una vita dignitosa rispetto a quella attuale. Questo non viene fatto, perché questo costa fatica. Molte volte è stato fatto, cioè cosa è stato fatto? Sono stati mandati dei soldi, sono stati dati dei soldi ad organizzazioni statali o parastatali corrotte che si sono tenuti questi soldi. Non li hanno utilizzati per i poveri, non li hanno utilizzati per questi disgraziati, non hanno fatto infrastrutture. Si sono intascati questi soldi e poi sono venuti in Europa a comprare borse firmate, a comprare gioielli. Questo è accaduto. Allora bisogna essere seri, bisogna essere duri, crudi, asciutti, severi e di rifiniamola. Mettiamoci a ragionare e facciamo un lavoro sistematico. Andiamo a capire e incominciamo a interagire con gli stati e con quelle polizie per frenare queste organizzazioni criminali, per arginare queste organizzazioni criminali. Mandiamo nostre imprese a costruire lì con meno di un quarto della spesa, andiamo a costruire infrastrutture, quindi dando occupazione, dando lavoro, e questo mi rallenta l'immigrazione, che risolve l'immigrazione, che c'è sempre quello che desidera arrivare in Europa. E nello stesso tempo si consente un minimo di immigrazione. Non è che tu puoi fare un muro, perché ci sono gli spazi, ci sono i margini
per far arrivare un minimo di immigrati in Europa. Però questo non vuol dire, perché però questo io non mi posso consentire, non posso permettere in Italia di far arrivare a ondate, ora quando dice a 1000-2000 persone. A me il fatto che oggi l'immigrazione è diminuita del 70%, non mi fa stare tranquillo, non è che io sono tranquillo che arrivano 70% in meno, perché io so che mentre io sto parlando ci sono delle donne che vengono violentate, ci sono dei bambini che vengono violentati in Libia, sono state costruite delle gabbie dalle stesse organizzazioni che organizzavano questo servizio taxi. Sono state costruite delle gabbie, in queste gabbie accade di tutto di più, ci sono torture e noi non possiamo essere indifferenti a questa tortura, perché noi ci dispiaciamo per un cagnolino, per un gatto che si rompe la zampa, però credete che ci sono bambini che vengono violentati, bambini che vengono sequestrati, anestetizzati e gli si prende un rene, gli si prende una cornea, gli si prende tutto quello che serve, vengono utilizzati come pezzi di carne. E di queste cose nessuno ne parla. Allora io non posso non dire queste cose, non posso non denunciare queste cose. Perché poi ci battiamo il petto, siamo cristiani, ci facciamo segnare la croce, abbiamo messo la domenica, però stiamo zitti davanti a queste cose. E non è possibile. Non è da paese occidentale, non è da cultura occidentale, non è da Europa che è stata culla di civiltà per il resto del mondo. Dall'Italia partirebbe per andare a investire, aprire un'impresa in un paese politicamente instabile? Ci sono decine e decine di imprenditori edili, di aziende che costruiscono motori, mezzi agricoli, pannelli solari, ad andare lì a lavorare. È ovvio che queste non andrebbero da sole a lavorare, è ovvio che ci deve essere e un minimo di sicurezza, ma noi quando abbiamo voluto costruire all'estero abbiamo mandato i carabinieri prima a bonificare quel territorio. Sì, sono cose che si possono fare con accordi bilaterali. Gli stati, le forze dell'ordine di quegli stati devono garantire la sicurezza dei nostri lavoratori. C'è un imprenditore ha interesse ad andare, cioè le nostre imprese edili che sono bravissime, sono apprezzate in tutto il mondo, le più grandi dighe del mondo, le opere più ardite, i ponti più arditi in Africa, in Asia, nelle zone in Arabia, sono stati costruiti dalle imprese italiane. E quindi se ci sono i soldi, se si fanno investimenti ci vanno, e come no, i nostri operai specializzati ci vanno lì, e ci sono in questo momento, mentre noi parliamo, ci sono tante imprese italiane che lavorano in Africa, però questo deve essere un fatto sistematico, deve essere un fatto non eccezionale, occasionale, ma deve essere fatto un progetto, un disegno, che coinvolge tutti e quattro i paesi del Centro Africa per avere una frenata di questa immigrazione e una condizione di vita accettabile nel 2018. Parliamo adesso di politica. Il secondo giorno di consultazioni si è chiuso con un nulla di fatto. Come state seguendo queste giornate e che vi aspettate per il futuro? Ma io mi auguro che chiunque andrà al governo abbia la volontà, il coraggio, la libertà di creare un sistema giudiziario tale da non solo da vivere
da avere un paese più sicuro e più giusto, ma anche da essere più ricchi. Perché secondo la nostra ricerca, secondo quello che abbiamo scritto nel nostro libro, noi da Napoli in giù noi perdiamo, a causa della presenza delle mafie, il 9% del PIL, del prodotto interno lordo. Il 9% guardate che assai, cioè il 9% è assai. Se noi avessimo un sistema giudiziario forte, noi potessimo recuperare questo 9% di PIL, di prodotto interno lordo, noi saremmo più ricchi, noi staremmo meglio, saremmo più felici, sorrideremmo di più, senza vivere di stenti. E quindi questa la politica lo può fare, questo è il legislatore che lo può fare, questo è il governo che lo può fare. Ci sono modifiche normative, un progetto in 6 mesi si può smontare il codice penale, il procedimento penale, l'ordinamento penitenziario come un treno Lego e rifarlo, rimontarlo, costruirlo in modo tale che sia efficiente, in modo tale che sia non conveniente delinquere. Noi dobbiamo, qualsiasi riforma andiamo a fare, noi dobbiamo avere sempre davanti la Costituzione e reggere e rileggere e imparare la memoria. Tutto ciò che si può fare nel rispetto della Costituzione deve essere fatto, dovrebbe essere fatto. Dipende dalla politica, non ci sono armi per nessuno. Non è che qualcuno può dire non so cos'è la mafia, la voglio avere, è questione di convenienza. Le modifiche, molte modifiche potrebbero essere fatte nell'arco di poco tempo, quindi mi auguro intanto capire se si può fare o meno un governo, ma chiunque andrà al governo mi auguro che abbia che una delle due o tre priorità sia questa, quella della sicurezza e della giustizia in Italia, della sconfitta delle mafie, della corruzione. Ci sono più possibilità rispetto al passato? Questo non lo so, non ho la spera di cristallo, è una nostra aspirazione, un nostro sogno. Valutiamo e giudichiamo sul campo di battaglia le persone in base ai comportamenti, in base ai risultati. Sinora abbiamo solo potuto sentire, ascoltare, ma vediamo sul campo cosa succede. La stessa domanda la rivolgo anche a Nicaso. Persona meno adatta a rispondere in quanto vivo a 6.000 km di distanza. Fa male vedere il proprio paese ridotto in questo stato, fa male soprattutto se si tiene conto della ricchezza artistica, culturale, la creatività, la laboriosità, questo per esempio nel territorio d'eccellenza, dove ci sono artigiani di grandissimo livello che andrebbero valorizzati, andrebbero promossi, andrebbero aiutati, sostenuti, perché costituiscono la linfa vitale del paese. E quindi fa male vedere un paese ridotto nello stato in cui questo paese è ridotto a causa di una classe politica irresponsabile. Questo si coglie molto dall'estero, anche se non è un problema italiano, ma è un problema mondiale, è un problema di crisi di leadership. Oggi forse la persona più autorevole, quella che si staglia su tutti, è Papa Francesco. Per il resto vedo pochi leader capaci di poter esprimere concetti e affrontare tematiche importanti a livello internazionale. Io vivo tra Canada e Stati Uniti, in Canada abbiamo un primo ministro che è più bello che bravo, negli Stati Uniti abbiamo un presidente che non so come definire, e quindi non è un momento molto bello per il mondo, e quindi è difficile. Certo, ognuno guarda a casa sua e per me, che sono nato in Italia, anche se manco dall'Italia da 30 anni,
vedere il paese ridotto in questo stato, incapace a trovare una leadership, incapace di affrontare le tematiche che andrebbero affrontate, alla luce anche della potenzialità che abbiamo, la potenzialità del Made in Italy, straordinaria, apprezzata, riconosciuta da tutto il mondo. E nonostante queste cose, nonostante l'Italia abbia spesso cercato di inseguire l'industrializzazione forzata quando invece doveva partire dalla storia della geografia per rilanciare questo paese, perché se uno va in giro per il mondo non trova da nessun'altra parte il nostro mare, la nostra storia, la nostra cultura, potevamo vivere benissimo, essere forse uno dei paesi più ricchi del mondo e più felici del mondo. Io ricordo quando per la prima volta andai a insegnare nel Vermont e un giorno mi dissero che stava per partire un pullman per andare a vedere qualcosa di particolarmente bello, e vidi tantissime turisti in fila in attesa di salire su questo pullman per andare a vedere questo grosso richiamo culturale, artistico, archeologico, non so come definirlo. Quando sono arrivato in questo posto c'era una pietra e l'avevano venduta come se fosse una delle pietre più antiche. Io ho pensato e ho detto: guarda quanto è potente il marketing, no? Si dice che il marketing l'abbia inventato Lenin con la faccia e il martello, però gli americani l'hanno perfezionato, se è vero come è vero, che riescono a vendere anche le pietre. E noi che abbiamo questo grande patrimonio culturale, questa storia, questa geografia, questa grande ricchezza, questa grande tradizione, non riusciamo purtroppo a fare bene. Avremmo potuto vivere di rendita per tutto quello che abbiamo, e invece a causa di una classe politica irresponsabile, indipendentemente dagli schieramenti politici, siamo costretti insomma a navigare a naso. Ed è questo quello che sconcerta e quello che fa più rabbia, soprattutto quando si vive lontano e quando si vede l'Italia da fuori. Però c'è sempre la forza e la speranza che le cose possano cambiare. Noi siamo un popolo che quando precipita e tocca il fondo riesce sempre a rialzarsi. Io penso che il fondo lo stiamo toccando e forse è il momento di rialzarsi e di guardare avanti. Io con le domande mi fermo qui, non so se c'è qualcuno del pubblico che vuole, ecco il signore. Allora, io parlo per la cittadinanza di Corridonia, scusate l'emozione, anche per la cittadinanza di Monte San Giusto, di Petriolo, di San Severino, di Civitanova, di Trodica, dove praticamente la droga dilaga. Quindi io faccio due domande al signor Nicola e al signor Antonio. Se non vale la droga. Chi è che fa uso di questa droga? E chi è che la paga? Questa è la cosa, è la cosa più fondamentale, perché noi giriamo su informazioni e non ci rendiamo conto che ci sono ragazzi, cittadini che sono complici facendo uso di questi stupefacenti a arricchire queste organizzazioni. Poi ho sentito adesso da un amico mio che adesso sta aprendo un altro centro commerciale a Piederiva. Un anno, così almeno il centro di Corridonia rimane proprio chiuso. Bravo. Cioè qui ovviamente non possiamo essere ipocriti, qui dobbiamo prendere il problema alla radice, cioè le scuole, quella è la cosa più importante, l'educazione sull'asilo addirittura e sulle scuole. E questi spacciatori che dicono di essere tossicodipendenti, 20 anni di carcere quando vengono presi, 20 anni, questa è la giustizia che ogni cittadino dovrebbe dare come esempio al popolo italiano. Sì, il problema della droga è un problema molto serio, io ne ho occupo da 30 anni, non solo per quanto riguarda il contrasto al narcotraffico, ai grandi traffici che la 'ndrangheta fanno nell'importare tonnellate di cocaina dal Sud America, ma sono importanti anche indagini medie e piccole che
riescono a contrastare la vendita al dettaglio della droga, quella ad esempio davanti alle scuole, quella della sera nei bar, nei locali. Mi diceva proprio il collega adesso che sono riusciti a sequestrare una quantità consistente di marijuana che sicuramente sarebbe stata distribuita qui in provincia di Macerata. E, oltre al contrasto che va fatto e a un sistema carcerario che consenta di far stare in carcere le persone poi condannate, che oltre a pene severe, ma ci vuole soprattutto quelle che vengono date, che vengono scontate in carcere, no? Però è importante anche andare nelle scuole a spiegare il danno della droga. Voi avete sentito nell'ultima legislatura si è discusso tantissimo sulla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Io mi sono battuto contro la legalizzazione di marijuana ed hashish, sono stato anche al Senato per discutere, per spiegare assieme a un tossicologo i danni della marijuana. E siccome vedo che ci sono anche dei giovani, colgo l'occasione di questa domanda per spiegare per quale motivo io sono contrario alla legalizzazione di marijuana ed hashish. Intanto, dal punto di vista scientifico, noi non possiamo parlare di droghe leggere o di droghe pesanti, perché il THC, il principio attivo della marijuana, è molto più alto, molto più forte. Uso volutamente termini non tecnici per essere capito da tutti. Rispetto alla marijuana di 40 anni fa dei figli dei fiori. E allora vediamo cosa dicono quelli che sono a favore della legalizzazione. Vediamo le cose più importanti dette da persone autorevoli, molto più sopra della mia testa. Se noi legalizziamo la marijuana e l'hashish, allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. Io ho cercato di fare l'esegesi di questa domanda, mi sono scervellato a pensare cosa voleva dire queste persone autorevoli. Se noi legalizziamo la marijuana e l'hash, allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. Allora, questa legge, che per fortuna non è passata e non è entrata in vigore, non è stata approvata dal Parlamento, cosa dice? Dice che la marijuana e l'hash possono essere vendute in farmacia a chi ha compiuto 18 anni e si presenta in farmacia con un certificato medico che attesti il dato che lui è un tossicodipendente. Ma come ha detto lei, se la droga, se la marijuana si consuma nelle scuole medie, nei licei, quindi ai bambini che da 10 anni a 17 anni, 19 giorni usano marijuana ed hashish, dove la vanno a comprare se non lo possono comprare in farmacia? Vanno a comprare, continueranno a comprare la criminalità organizzata. Quindi come facciamo a dire, anche legalizzandola, questa fascia di persone che va da 10 anni a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, continueranno a comprare la criminalità organizzata. Cos'altro si dice? Se noi legalizziamo le droghe leggere, le forze dell'ordine non perdono tempo presso a questi venditori a dettaglio, in gergo giornalistico si chiamano spacciatori, ma vanno a fare cose più serie. Nemmeno questa motivazione mi convince, perché una organizzazione criminale che controlla una piazza si comporta come un negozio igiene alimentare. In un negozio igiene alimentare si vende pane, pasta, olio, aceto, sale. È un'organizzazione criminale che controlla questa piazza, vende eroina, cocaina, hashish, estasi e marijuana. Se io legalizzo marijuana ed hashish,
a considerare che gliela possiamo vendere anche a quelli che hanno 10 anni in farmacia, l'organizzazione criminale continuerà a controllare questa piazza e a vendere eroina, cocaina ed ecstasy. Quindi io le forze dell'ordine non li posso distogliere da quella piazza, anche quando andiamo a parlare di vendita al dettaglio. Cos'altro si dice? Se noi legalizziamo le droghe leggere, lo Stato incasserà 2 miliardi e mezzo di euro dalle tasse ricavate dalla vendita di questa marijuana, di questo hashish. È lo stesso ragionamento che io ho sentito quando è passata la legge che regolamentava le macchinette dei bar, le slot machine. Bene. Anche in quel caso si è parlato di questi grandi guadagni. Poi nessuno è andato a fare uno studio per dire quanti vecchi la mattina alle 6 sono davanti al bar nell'attesa che apra, per andare a giocarsi la pensione la prima settimana, perché vengono affetti da una malattia che si chiama ludopatia, la malattia del gioco. E il comportamento e la reazione è esattamente come i tossicodipendenti. Io quando vado nei centri dove ci sono i tossicodipendenti non trovo solo i tossicodipendenti da eroina, cocaina, hashish, ma i malati di ludopatia, i malati di gioco, che sono lì per disintossicarsi da questa malattia. Cos'altro si dice? Qualcuno, anche qualche senatore della Repubblica Italiana, ha detto in una scuola, in mia presenza, me lo sono mangiato vivo ovviamente, che la marijuana non creava dipendenza. Eravamo in un liceo dove c'erano 500 ragazzi presenti. E alla fine di questa dell'aula, la cinquantina di questi facevano un tifo da stadio per il senatore che finalmente gli ha detto che la marijuana non creava dipendenza. E per fermare questa falsità ha citato un lavoro fatto dall'Università del Colorado. Colorado, chi mi viene qua a contestare. Ci è cascato male perché io due giorni prima ero stato al Senato e avevo in borsa tutte le ricerche che avevo fatto per quella mia relazione e avevo anche la fotocopia del lavoro dell'Università del Colorado. Lo faccio parlare e dopodiché prendo questo foglio che avevo in borsa e comincio. Ok, scusa. E incomincio a leggere. Allora, aumento degli incendi stradali del 25%. E lo studio era 2012-2014, 2014-2016. Aumento degli incidenti stradali del 25%, aumento degli omicidi del 6%, cioè di persone che commettono un omicidio e sotto effetto degli stupefacenti. Aumento della schizofrenia da adulti del 26%. È provato sul piano scientifico che l'uso sistematico di marijuana porta alla riduzione della corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale non cresce, che è la parte del cervello dove c'è la memoria. E allora voi immaginate i ragazzi che si fanno una canna ogni sera, la mattina sono storditi, fino alle 10 di mattina sono come dei pugili suonati, perché l'uso del sistemato della mariana porta a non ricordare quello che si è fatto il giorno prima e a perdere la percezione dello spazio-tempo. E ogni tanto sentite qualcuno che cade da un balcone e la cosa che si pensa sempre è che qualcuno l'ha buttato dal balcone. In realtà lui si avvicina al balcone e non percepisce che il balcone è finito, che c'è il muretto, quindi lui cammina come se non ci fosse il muretto. Lui ha perso la percezione dello spazio e quindi cade sotto.
Quindi, se questi sono gli effetti, non posso essere d'accordo sulla limitazione della droga. A questo punto si alza Pierino e mi dice: ma e allora il tabacco? E allora l'alcol che uccide? E allora il vino? Allora io, davanti al tossico che vuole l'alibi, e per questo mi fa questa domanda, gli dico: guarda, se io mi faccio una canna, me la faccio sicuramente per sballarmi. Sicuramente per sballarmi se io faccio la canna, non c'è un'altra motivazione. Se io mi bevo un bicchiere di vino, sicuramente non me lo bevo per forza per ubriacarmi. Fatto. Buonasera procuratore, intanto come sono Francesco Calia, sono consigliere comunale di questa città e mi permetta, colgo l'occasione, sono un po' emozionato per averla vicino, per avervi vicino, un abbraccio ideale a lei, al dottor Nicaso e all'ascolta che è essere giornalista, alla presenza. E ai ragazzi dell'ascolta è stato così bravo, ha fatto domande intelligenti, ha studiato. Perché il 99% dei giornalisti che ci intervistano non leggono il libro. Lei ha studiato. Però non auguro la scorta alla giornalista, per questo mi limitavo a lei. Certo, procuratore, capisco. Dicevo questo, procuratore, io ho l'inflessione siciliana, ma non mi occupo di edilizia, quindi possiamo parlare di più. Allora, dicevo, quando ero piccolo in Sicilia, mia nonna, quando parlava dei mafiosi, stavamo al chiuso della casa, abbassava la voce, istintivamente, abbassava la voce. Sono passati tanti anni, grazie a Dio adesso quando io parlo ai miei figli di mafia, la voce la tengo col tono più o meno che lei sente adesso. Tuttavia però siamo qui a parlare, arrivo alla domanda, mi scuso, mi sono dilungato sulla premessa, a proposito della riforma del codice penale e di procedure penali. Lo dico io da siciliano, non pensa lei, signor procuratore, che si potrebbero nuovamente istituire i lavori forzati come pena all'interno, non è una cosa seria del codice, perché sa, procuratore, non aver visto Totò Riina spaccare le pietre per me è stato un grande dolore. Voglio dire, se noi vedessimo in televisione il mafioso, i pesce e compagnia bella, durante l'orario di le famiglie guardiamo la televisione, vedere che sono stati battuti dallo Stato sotto il sole a sudare, credo che sarebbe un bellissimo esempio per tutti. Le dico, le rispondo subito. Voi avete riso, però questo concetto limato, modellato, mi convince, in questo senso. In Italia ci sono oltre 60.000 detenuti. Potrebbero lavorare almeno 50.000 di questi detenuti. Però, se io dicessi i detenuti devono lavorare, punto, io devo pagare i detenuti e noi non abbiamo i soldi per pagare 50.000 detenuti. Capito? Però se io dicessi, attenzione a questo passaggio, quando un tossicodipendente entra in una comunità terapeutica, cosa gli succede al tossicodipendente? Torna un bambino di 3 anni. Il tossicodipendente torna con un bambino di 3 anni. Il bambino di 3 anni, per attraversare la strada, ha bisogno della mano della mamma per attraversare la strada. Cioè viene resettato il cervello, si azzera. Il tossicodipendente, che sotto l'effetto della droga cammina mezzo metro da terra, lì torna bambino, non può decidere nemmeno quante sigarette fumarsi. Questo serve per ricostruire la sua personalità. E come si ricostruisce la personalità del tossicodipendente? Facendo lavorare 8 ore al giorno e facendo 1-2 ore di psicoterapia singola o di gruppo, a seconda di come, degli sfasci che la droga gli ha combinato nel suo cervello.
E allora, se noi applicassimo questa regola al detenuto, cioè, quindi, ai fini della rieducazione del condannato, il lavoro come terapia, esattamente come per tossicodipendenti. Cioè, se noi riuscissimo a creare una norma e inserire in questa norma il lavoro come recupero del detenuto, come rieducazione del detenuto, quindi il lavoro, quindi come la pena tende all'educazione, il lavoro tende all'educazione del detenuto, noi non lo dovremmo pagare, lo assicuriamo nel caso in cui si fa male, gli facciamo un'assicurazione, però non lo dobbiamo pagare. Se noi avessimo il coraggio, la volontà e la libertà di creare questa norma, noi avremmo il paese, intanto il paese più pulito al mondo, perché puliremmo strade, spiagge, boschi, tutto. Ma poi, come diceva lui, come diceva il consigliere, avremmo un fattore credibilità dello Stato formidabile. Voi immaginate far lavorare il capomafia del paese che ha 60 anni, che non ha mai lavorato in vita sua, un giorno, non ha mai preso una zappa, un piccone, nemmeno per il giardino di casa sua, perché ha trovato 10 schiavi che gli hanno pulito il giardino senza pagare un euro. Voi capite che dal punto di vista terapeutico e dell'impatto sulla collettività, vedere il mafioso che ha terrorizzato il paese pulire le strade del suo paese, qual è l'impatto? È una rivoluzione, però ovviamente per fare queste cose ci vuole coraggio, ci vuole forza, ci vuole libertà, e questo coraggio non ce l'hanno tutti, perché le mafie votano e fanno votare. Volevo aggiungere una cosa al consigliere, storicamente questo strumento dei campi di lavoro è stato utilizzato sia nel periodo borbonico che nel periodo post-borbonico. Allora, se noi andiamo a fare una valutazione dei dati, noi scopriamo che in seguito alla detenzione nei bagni penali, quindi Procida, Favignana e tutte quelle realtà pre-unitarie, si era riuscito ad abbassare notevolmente il livello di criminalità, i tassi di criminalità legati a quelle che all'epoca erano le associazioni di malfattori, era questo il reato previsto dal codice prima della riforma Zanardelli. Che cosa succede? Succede che subito dopo l'arrivo di Garibaldi c'è una necessità di gestire l'ordine pubblico, e quindi il ministro dell'interno Liborio Romano che cosa fa? Nomina Salvatore De Crescenzo capo della Guardia Cittadina a Napoli, con l'idea che per combattere i criminali bisogna assoldare i criminali, e quindi da quel momento in poi si è cominciato a legittimare sul territorio i criminali, facendo diventare una sorta di sostegno della classe politica che assume il controllo della situazione. E quindi fondamentalmente quell'esperimento dei campi di lavoro periodicamente è venuto sempre meno, ma era un ottimo sistema di riabilitazione, perché purtroppo tenere i detenuti davanti alla televisione a non fare niente praticamente non si risolve il problema, ed era uno strumento molto efficace. Sicuramente andava e andrebbe umanizzato, perché le forme di detenzione e le forme di gestione dei campi di lavoro prevedevano delle catene, prevedevano insomma delle situazioni che non sono naturalmente consone rispetto a quelle che sono oggi gli standard umanitari, però sarebbe un sistema particolarmente efficace e andrebbe visto anche in forma mediatica, no? Semiotica, se vogliamo, in un certo senso. Noi in una 2-3 anni fa avevamo anche fatto una proposta, e cioè era quello appunto di combattere
la corruzione politica con dei lavori socialmente utili, perché per esempio immaginate un sindaco che viene o un amministratore comunale che viene condannato per corruzione o per qualcosa che abbia a che fare con l'abuso dell'ufficio, farlo andare a pulire le strade o andare a fare lavori socialmente utili, no? Sarebbe un messaggio straordinario che verrebbe filtrato alla comunità. Ecco, questi sono sistemi che non sono tutt'altro che sono tutt'altro che disurgativi, insomma sono sistemi efficaci che andrebbero riproposti, però purtroppo secondo me non c'è volontà politica ad affrontare il problema in modo serio. L'ultima domanda la prego. Cercherò di essere breve. Allora, buonasera, io sono Mauro Vecchietti, sono anch'io un consigliere comunale, non ho fatto studi di legge ma ho sempre fatto politica nell'università, quindi dove ho studiato, quindi mi sono sempre un po' interessato. Ho apprezzato molto i passaggi fatti sull'Europa federale, io insomma sono un gran tifoso degli Stati Uniti d'Europa, quindi parlare di Procura Generale Europea è una cosa che mi fa molto piacere, come anche la riflessione sul fatto del riciclo della droga, no, dei proventi derivati dalla droga faccia saltare le regole del libero mercato, penso che su questo siamo assolutamente d'accordo. Ci sono stati invece dei passaggi in cui insomma io sono un po' in disaccordo anche con gli interventi precedenti, perché io credo e domando, cioè, si crede realmente, senza, al netto delle questioni carceri che ormai nessuno le tratta se non qualche piccolo partito ogni tanto, che è diventata un po' una fogna sociale, quindi sembra che rinchiudere gente là dentro, buttare via la chiave sia la soluzione, quando in realtà sappiamo che la repressione in realtà non ha portato mai a grandi risultati, purtroppo. Però nell'intervento si parlava ad un certo punto, cerco di tagliare perché l'ho fatto un po' più lungo, di credibilità, no? E di decadenza dei valori. In una società democratica e liberale, in cui Montesquieu insomma parla di divisione dei poteri, non crede, rivolgo la domanda alle procuratore ma anche a lei, che oggettivamente le garanzie dell'imputato ad esempio siano più vicine a quelle dell'America Latina che a quelle dei paesi europei, che la certezza del diritto sia quanto dubbiosa e che l'obbligatorietà dell'azione penale spesso sia anche un pretesto per scegliere politicamente quali azioni portare avanti e quali no. Quindi in una questione, quindi ricordando Montesquieu e la separazione dei poteri, non crede che in Italia abbiamo un oggettivo problema purtroppo che poi va a limitare anche la credibilità della magistratura stessa, che spesso va a invadere un terreno che non è propriamente il suo. Banalmente, prima la giornalista ha fatto una domanda, ha detto ora parliamo di politica, non voglio essere eccessivo, lo dico con il massimo rispetto, però secondo me il procuratore ha difficoltà a parlare di politica oggettivamente, perché credo che abbia un ruolo completamente differente. Quindi chiedevo appunto, sì, no, anche rilacciarsi ai casi Consip. È chiaro, guardi, intanto le dico che nessuno qui ha parlato di gettare la chiave, né una frase usata da nessuno in questa aula, in questo teatro, né il nostro pensiero è stato quello di gettare la chiave. Noi abbiamo parlato, anzi, di rieducazione del condannato. Perché oggi le carceri sono dei contenitori dove non si fa rieducazione, non si fa trattamento. Noi invece abbiamo parlato del lavoro come mezzo, come metodo per la cura, per il reinserimento sociale del detenuto, perché oggi il detenuto sta 8 ore al giorno davanti al televisore, poi fa un'ora d'aria, poi riceve i parenti ai quali manda messaggi, ai quali riceve le novità che ci sono fuori. Quindi assolutamente il sistema giudiziario attuale non mi soddisfa affatto. Ritengo che il lavoro, l'obbligatorio dare del lavoro per il detenuto sia invece terapeutico. Per quanto riguarda il sistema giudiziario che è vicino al sistema giudiziario sudamericano, oltre ad apprendersi la laurea dove è stata a Camerino, Albino deve continuare a studiare e deve continuare a
deve continuare ad appassionarsi agli studi del diritto comparativo, prendere dei libri del sistema processuale venezuelano, argentino, brasiliano, e lei forse non sa che in Venezuela, in Colombia, dove io sono di casa, sa cosa succede? Che all'ingresso delle vie c'è un camion, si arrestano le persone e si mettono in quel camion, quando il camion è pieno si portano in carcere, quando le carceri sono sovraffollate, in Italia cosa si fa? Anziché costruire carceri, si fanno delle modifiche normative, si allargano delle mafie e le persone vengono scarcerate, si allargano le maglie, lo si allargano. In Venezuela sa cosa succede? Si aprono le celle e si costruiscono delle finte evasioni e poi succedono 200-300 detenuti senza che nessuno lo sappia. Quindi non dica assolutamente, lei non ha idea quante garanzie ha l'indagato, ha il detenuto nel sistema italiano, nel sistema processuale italiano, e quanti passaggi sono inutili, che non servono a garanzia dell'indagato, ma servono a creare degli intoppi procedurali per far saltare le udienze, per far saltare i processi, che è cosa diversa dalla garanzia. Quindi se io che sono un procuratore della Repubblica, lei fa politica, ma sa che fare politica la si fa anche quando si va al mercato e si scelgono i prodotti? Lei sa che nello scegliere certi prodotti e non altri lei fa politica, fa una scelta politica? E quindi in Italia tutti possono fare analisi tranne i magistrati, perché sono figli di un Dio minore, perché il magistrato amministra giustizia. E questo cosa vuol dire? Che se io di fronte, se io sono di destra e c'è di fronte uno di sinistra, se io sono di sinistra e c'è uno di fronte di destra, che faccio? Il vendicatore della notte? Ma lei pensa, allora stando a questo ragionamento dovremmo togliere il diritto di voto al magistrato, se il magistrato fa politica, nel momento in cui va a votare e ha un orientamento. Allora dobbiamo dare questo termine esigente. Lei si deve preoccupare invece che il magistrato lavori, che sia onesto, che si impegni, che oltre a fare bene il suo lavoro si impegni nel sociale. Lei non si deve preoccupare se io critico il potere politico, se io sono feroce col potere politico. Io faccio politica, nel momento in cui io critico il sistema io faccio politica e lo grido, perché io amo in modo viscerale questo paese, amo in modo viscerale il mio lavoro. Lei deve sapere che io è da oltre 30 anni che faccio questo mestiere. Io in 38 età non ho un giorno di malattia. Io sono andato in ufficio anche con 4 posto per rotte, con la febbre a 38, in udienza a chiedere 4 ergastoli, a discutere una mattina intera all'impiedi col microfono dentro la bocca, perché non mi usciva la voce per il dolore. Quindi io che lavoro mediamente minimo 12 ore al giorno e produco mediamente il triplo di un medio magistrato, mi posso permettere il lusso in qualsiasi sede di dire quello che penso. Bravo! Non è una risposta alla sua domanda, però non voglio essere neanche irriverente nei confronti della Chiesa, ma io dico che noi ci preoccupiamo molto della pecorella smarrita e poco delle 99 pecorelle che restano nell'ovile, nel senso che
dovremmo premiare chi si comporta bene. E quando noi pensiamo ai detenuti, è giusto che debbano essere trattati con grande senso di umanità, però noi poniamo spesso l'enfasi sul diritto del detenuto e poca enfasi invece sul diritto delle vittime, quelli che subiscono. Dovremmo avere il coraggio di premiare di più le 99 pecorelle che versano nell'ovile, perché quelle sono il fondamento e l'ossatura di una società buona e giusta. Abbiamo finito, faccio l'ultima precisazione, e mancava una parte nella domanda, probabilmente, che la domanda era posta in qualità di cittadini, non in qualità di procuratore. Era solo... No, era una precisazione. Era una precisazione che andava fatta. Grazie per essere venuto. Grazie.